Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidan, ci siamo qui in questo video dove andremo sicuramente ad aprire questi due pacchi che mi sono arrivati oggi. Risponderò anche a qualche vostra domanda e nel mentre mi taglierò anche i capelli perché tra pochissimo devo andare giù, però devo registrare questa cosa prima, non lo so, non fate domande. Andiamo quindi ad aprire i nostri pacchi. Allora, iniziamo da questo qui, mandato da Amazon. Dovrei sapere che cos'è, non ne sono sicuro. Adesso non si riesce ad aprire bene perché c'è l'avviso, perché questo qua delle batterie, per intenderci, cioè pericolo che si infiammi, quindi vediamo di non fare cavolate. Dovrebbe essere un power bank, esattamente questo qui ragazzi, me l'ha mandato OK. Dovrebbe avere la quick charge 3.0, ovviamente non mi hanno pagato per fare questo video se non che mi hanno mandato sto coso che mi serviva, allora gli ho detto mandatemelo. E è bello grande ragazzi, è un bel mattoncino, dovrebbe avere anche il cavetto di ricarica, esatto, questo qui che alla fine non userò mai perché ho già le mie, o meglio i miei, e mi piaceva molto perché ha sì la quick charge 3.0, quindi per dire il mio S8 lo carica super mega in fretta, ha ovviamente il LED che ormai hanno tutti e si può ricaricare sia con la micro USB come questa qui che c'era nella confezione, sia con la USB di tipo C, quindi non bisogna ogni volta portarsi tre tipi di cavetti per fare due cose diverse. Poi c'è anche la lucina che funziona, l'abbiamo appurato, quindi grazie a OK. Dovrebbe esserci anche un modo per verificare che sia carico o meno, tipo dal colore della batteria credo, poi lo scopriremo. Comunque per il momento lo usiamo. Tra l'altro io avevo già un power bank che mi ero comprato per i cavoli miei, cioè è praticamente distrutto, questo qui era da 12.000 mAh contro i 20.000 di questo qui, ricordo. A livello di dimensioni ci siamo, nel senso ci sta che non è tanto più grande, però ha quasi il doppio di capienza. E devo dire che con questo qui mi sono trovato sempre bene, quindi spero di trovarmi bene anche con questo. Vi farò sicuramente sapere prossimamente. Andiamo però alla parte un po' più interessante, ovvero questa cosa qui. È di UAG, se non avete notato, che vuol dire Urban Armor Gear. E i più attenti di voi avranno notato che da qualche video, adesso lo recupero, ho questa cover qua per il mio S8, che a me piace molto, sia dal punto di vista estetico sia per il fatto che è molto molto resistente. E questa qui l'ho comprata su Amazon. A proposito vi lascerò il link di tutti i prodotti qui sotto, se per caso volete comprarli. Fatto sta che mi hanno inviato, incredibilmente, o meglio tramite un codice sconto, storia abbastanza lunga, questa cover qua. Che uno dice, perché cos'è questa cover? Lo scopriremo subito assieme. Quindi andiamo ad aprirla col nostro taglierino. Guardate un po' qua cosa c'è. C'è la cover per il MacBook, quindi questo non ci serve. E andiamo a vedere se funziona. Allora, da quello che ho visto le recensioni così hanno detto tutti molto resistente, molto funzionale così. Se è come la cover del telefono è tanta roba, se non è come la cover del telefono stiamo a vedere. Comunque andiamo a rimuovere questo cartone interno e si presenta così la cosa, di plastica che sembra abbastanza resistente. Vediamo di andare a posizionare il nostro MacBook. Io farei una cosa di questo tipo, così e così ragazzi, così soprattutto quando andrò in giro avrò la certezza di non distruggerlo e non è una cosa da poco. Allora vediamo di farlo aderire al meglio senza fare danni. È un po' duretta da mettere. Ok, c'è qualcosa che non va, ma spero che il modello sia quello giusto ragazzi. Ah ok, forse ho sbagliato a metterla da lì, calmi tutti. Va messa inclinando il computer, adesso qua nelle istruzioni c'è scritto. Sembrava tutto facile, ok, se si mette così teoricamente non dovremmo avere tutti questi problemi. E infatti aderisce perfettamente da tutti i lati. Andiamo a mettere a sto punto anche la parte sopra. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, indubbiamente aumenta lo spessore del computer perché diventa una cosa molto molto più grande. Però da tenere in casa ovviamente non ha molto senso. Per portarlo in giro invece decisamente, perché soprattutto gli spigoli sono protetti, il sopra e il sotto sono protetti. Qua c'è spazio per il raffreddamento e qua c'è spazio anche qui dietro per il raffreddamento, lasciando solo questa cosa per collegare le due clip. Spazio per i connettori c'è, di conseguenza mi sembra progettata decisamente bene e soprattutto avvicinata in questo modo con il telefono. A me sinceramente piace un sacco, nel senso sembrano usciti dal futuro tipo, e non è affatto cosa da poco. Poi ha anche una chiusura
in questo modo, nel senso più sicura, per evitare che si apra a caso. Sicuramente la proverò adesso che devo anche andare a Cosenza, perché tra l'altro vi ricordo che questo sabato sarò a Cosenza ad una fiera che si chiama Le strade del paesaggio. Se volete venire a trovarmi, io sarò lì. Detto questo, dovrei pulire lo schermo del Mac perché fa veramente schifo. Però adesso è il momento di andare a dare un senso a questi capelli. Ho in mente un taglio un po' strano, cioè strano nel senso che non mi avete mai visto così e che non sono mai stato così. Vediamo cosa succederà, dai, speriamo in bene. Ho paura, molta paura. Ragazzi, io non so se sono pronto a mostrarvi questo taglio di capelli, quindi ve lo mostrerò in questo modo. 1, 2, 3. Allora, non li ho tagliati tanto, premesso questo. O meglio, sopra non li ho tagliati tanto perché li ho lasciati belli lunghi, perché mi piacciono troppo. Però ai lati, che non avevano un senso logico, come vedete li ho tagliati molto molto bene. Tra l'altro io volendo, facendo questa cosa qui, dovrei essere in grado di farmi anche il codino. E ok, così sono inguardabile, però tipo quando faccio sport è abbastanza necessaria questa cosa. Infatti qui vedete un elastico bellissimo, però non volevo rovinarli troppo adesso. Di conseguenza spero che vi piacciano, spero che non rompiate più le scatole con 750.000 messaggi del tipo tagliati i capelli, quando è che ti tagli i capelli e tutte queste cose qui. A me piacciono un sacco sinceramente, perché è un po' diverso dal solito. Poi io, ragazzi, sapete che sono il primo che se ne frega di tutte le cose tipo apparenza e anche modo di vestire o così. E infatti sono inguardabile la maggior parte delle volte che vado in giro, ma questi sono dettagli. Quindi questo era quanto, spero che siate contenti, dai. A me piacciono, mi sono anche fatto la barba senza fare danni. Volevo solo dirvi una cosa. Recentemente, se non avete visto il video di ieri, andatelo a vedere perché vi spiego tutto meglio. Mi hanno rubato l'account di Clash of Clans. In brevissima, morale della favola, per tutti quelli che si stessero chiedendo che fine ha fatto e se è successo qualcosa, bla bla bla, è tutto a posto, è andato tutto a finire bene. Sono un po' deluso da come è andata in realtà, però alla fine il problema è stato superato, questo è quello che conta. Spero che questo video un po' strano vi sia piaciuto, perché abbiamo fatto dei collegamenti che vanno dall'aprire delle cover a tagliarmi i capelli. Non so che collegamento ci sia, però era quello che dovevo fare oggi sostanzialmente. Quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi raccomando. Io so che non mi seguite, dovete andare a seguirmi, perché sto mettendo una foto al giorno, cioè sto facendo un video sul canale YouTube al giorno e una foto al giorno. Ditemi voi se non sono uno YouTuber, un influencer, modello. Scherzi a parte, mi sto divertendo molto a interagire con voi, quindi andate a seguirmi. Detto questo, per il momento, ma solo per il momento, dai Achidale, dai nuovi capelli, era tutto. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.